18 febbraio 1943. La Gestapo arresta Hans e Sophie Scholl e gli altri membri del Movimento della Rosa Bianca, un'organizzazione di studenti cristiani che si oppongono in modo non violento al nazismo. Al momento dell'arresto, i giovani stanno distribuendo opuscoli inneggianti alla resistenza contro Hitler all'interno dell'Università di Monaco. Hans e Sophie Scholl saranno processati, condannati e ghigliottinati il 22 febbraio. I loro compagni subiranno la stessa sorte nei mesi successivi.